Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale indica come priorità di sanità pubblica la riduzione e l'eliminazione delle malattie infettive con la somministrazione di vaccini. Ma per una buona prevenzione, per tutelare la salute, ottima anche la pratica dello sport. E di sport e vaccini si è parlato nel live talk tenutosi presso il Palazzo dell'Informazione della DN Cronos a Roma. È un dato, è stato sottolineato. I vaccini proteggono in tutte le fasce di età, da quella pediatrica sino ad un'età avanzata, quando possono sussistere varie comorbilità. Presidente, si dice che i medici di medicina sportiva siano le sentinelle della salute della popolazione. Perché? Ma intanto devo dire che sono specialisti, specialità nata per la prima volta in Italia, nel mondo, in Italia nel 1957. E quindi c'è una competenza specifica. Poi perché oggi in Italia, grazie alla specialità di medicina dello sport e grazie alla legislazione italiana, tutti i giovani, i meno giovani che fanno attività sportiva, agonistica o no, devono sottoporsi per legge alla visita di controllo con determinati esami, con un protocollo ben definito. Questo permette di andare a individuare non solamente i rischi specifici, voglio dire, per disciplina, e quindi è una grande prevenzione, la prima grande prevenzione che può avvenire sul nostro territorio, soprattutto quando si inizia, voglio dire, in giovane età un'attività sportiva, ma può andare a individuare le piccole patologie che non sono causali di non idoneità, ma che prese per tempo garantiscono salute e anche risparmio per il sistema sanitario nazionale. Si sa che i ragazzi, i giovani già nella scuola fanno educazione fisica, poi fanno vari sport. Quando si arriva agli ANTA, cosa è consigliabile fare, Presidente? Ma intanto sottoporsi proprio in quell'età a una visita specialistica di medicina dello sport e degli esami, specialmente dopo i 35-40 anni, quindi è un ecocardiogramma e un test da sforzo. La competenza dello specialista di medicina dello sport può garantire questo, ma soprattutto può dare un'informazione corretta a chi pensa di essere ancora giovane e poter pensare di andare in bicicletta o a correre o a scalare, vuol dire come se avesse avuto 15 anni. Quindi è fondamentale dopo una certa età sottoporsi anche annualmente o in maniera biennale a un check-up di questo tipo con gli esami che ho detto. Ecco, lei Presidente, in ambito europeo, l'Italia rispetto agli altri paesi come si comporta? È un'Italia di gente sportiva, di gente che si muove? Beh, l'Italia purtroppo ha un altissimo indice di obesità infantile e di abbandono non solamente della scuola, ma abbandono dell'attività sportiva, dell'attività fisica soprattutto dopo l'età scolare. E questo non è un bene, perché una grande medicina è l'attività sportiva. E quindi proprio noi come Federazione Europea abbiamo proprio uno slogan, il nostro motto è Exercise Prescription for Health, cioè occorre prescrivere però correttamente l'esercizio fisico, perché l'esercizio fisico al pari di una medicina può fare male se è fatto in piccola dose o soprattutto in dose eccessiva. Quindi anche sull'attività fisica ci vuole la giusta dose al pari di un farmaco, e lo specialista di medicina dello sport è quello che può prescrivere correttamente la giusta dose. Presidente, agli amici telespettatori che seguono questa informazione in tutta Italia, vuole dare un consiglio proprio a questi genitori? Ma i genitori innanzitutto direi che come Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, che ripeto è anche società scientifica e medicina sport, dico che i giovani devono fare attività fisica e sport, e soprattutto di lasciarli liberi di fare più sport possibili e non di decidere i genitori lo sport che deve fare il figlio o pensare che deve diventare per forza un campione. Lo sport serve per crescere, educare dal punto di vista non solo fisico ma anche mentale i giovani, e quindi lasciarli liberi nei desideri e lasciarli esprimere nello sport che loro preferiscono. Diversamente abbiamo degli effetti contrari. E poi io credo che anche per loro i genitori possono dare un ottimo esempio ai loro figli, facendo magari spesso anche durante il weekend, magari 2 o 3 volte alla settimana, una passeggiata veloce o una piccola corsa nei parchi insieme ai loro figli all'aria aperta. Thank you.
vaccinazione e sportivi, ma dipende dall'età di questi sportivi, dallo sport che praticano, cioè dai giovani sino a chi ha gli ANTA, ecco che indicazioni date? Ma innanzitutto c'è una premessa fondamentale, l'età sicuramente è importante, nel senso che comunque se una persona è già passata attraverso gli obblighi vaccinali dell'infanzia è chiaro che è già coperto perlomeno per quei vaccini, ma poi ce ne sono molti altri naturalmente. C'è un punto fondamentale, che lo sport non è soltanto una cosa individuale, certo, quindi l'importanza delle vaccinazioni per i singoli ed è rilevantissima, ma poi è una questione anche di gruppo, perché quasi sempre o molto spesso lo sport porta o a giocare o a fare lo sport in gruppo, vedi il calcio, il volley, il basket eccetera, oppure comunque a contatto con altri atleti, allenatori, il pubblico, altro eccetera. E quindi è una salvaguardia quella della vaccinazione non solo per se stessi ma naturalmente anche per gli altri. Quindi è fondamentale questo. In più c'è anche un'altra considerazione, che naturalmente lo sportivo, essendo uno sportivo, ha sicuramente delle importanti proprietà, diciamo così, capacità immunitarie. Perché si sa che il movimento fisico, l'alimentazione corretta e tutto portano ad avere una migliore immunità, ma dall'altro lato proprio per questo la vaccinazione può essere ancora più efficace e avere delle risposte, va bene, che salvaguardano queste persone. Ecco, professore, ultimamente ci sono state varie notizie di giovani che hanno... dei casi terribili che riguardano i giovani che muoiono mentre magari stanno giocando la partitina di calcio, fanno qualche altra cosa. Da cosa dipende? Ma allora, diciamo che fortunatamente sono rari questi casi. E diciamo anche che l'Italia, rispetto a tutti gli altri paesi, ha una grande tradizione positiva di prevenzione, perché la visita medico sportiva, naturalmente che si divide tra gli atleti agonisti, chiaramente invece la parte puramente ludica, diciamo, porta per esempio a fare l'elettrocardiogramma. Cosa questa che ha diminuito nettamente il numero delle persone morte, che sono una su 100.000 in Italia e uno su un milione, scusi, in Italia e uno su 100.000 negli altri paesi, quindi 10 volte ha diminuito questa, e quindi questa attenzione chiaramente va posta. Poi diciamo anche che la medicina fa dei progressi incredibili e oggi per esempio noi avremo la possibilità un domani di poter anche vedere se vi sono dei geni, va bene, proprio per la morte improvvisa, cosa che è avvenuta, come sappiamo, anche in atleti famosi, va bene, di cui stiamo parlando. La sensibilizzazione dei medici di famiglia, che sono così importanti, hanno ripreso valore, perché a un certo punto ci eravamo dimenticati dei medici di famiglia, ma sono sensibilizzata all'informazione su questo? Ma guardi, i medici di famiglia... Noi sappiamo che diamo tutte le colpe ai medici di famiglia quando qualcosa non funziona. In realtà sono subissati di lavoro, questo è chiaro, e probabilmente in una riforma noi dovremmo anche rivedere un po' qual è il vero ruolo dei medici di famiglia e soprattutto la formazione degli stessi e la possibilità che i medici di famiglia possono avere di potersi effettivamente documentare e poter chiaramente aggiornare. La medicina, ricordiamoci, che sta andando avanti con una velocità dal punto di vista dell'innovazione incredibile, e allora ecco che gli specialisti, ad esempio gli specialisti di medicina dello sport, hanno un compito molto importante, va bene, che è quello di collaborare assolutamente in questo. Ma è ovvio che per avere una popolazione sana è importante che ci si sottoponga ai vaccini sin dall'età pediatrica. Società Italiana di Pediatria, quindi bambini, oggi si parla di delle vaccinazioni per un sistema immunitario allenato e sempre in forma.
Per quanto riguarda i bambini, perché i bambini cominciano a fare sport da piccoli, ecco, come devono essere trattati riguardo a queste vaccinazioni? Ma io credo che il discorso sui bambini vada impostato su due aspetti. Primo, che è necessario incentivare il numero di bambini che fanno un'attività fisica più volte la settimana, perché continua a essere un numero sempre troppo basso nel nostro paese, così invece come è troppo alto il numero dei bambini che mangiano troppo. Un aspetto importante nell'ambito di quello che è un corretto stile di vita e una prevenzione di quelle possono essere le patologie dell'infanzia con ripercussioni sull'età futura è rappresentato dalle vaccinazioni, e allora è necessario mettere in atto tutte quelle strategie che possono migliorare quella che io definisco la cultura vaccinale, cioè il far comprendere che questo è un grande strumento di medicina preventiva e arrivare così a quel grado di coperture vaccinali che per numerose malattie è determinante per giungere a quella che viene definita immunità di popolazione. Per far questo bisogna incrementare le coperture vaccinali sia per i vaccini obbligatori ma soprattutto per quelli raccomandati. Ci sono tanti genitori che insomma non rispondono a questa chiamata vaccinale, per esempio per quanto riguarda la meningite, che pure è terribile come malattia. Ecco, allora come incentivare queste vaccinazioni? Noi abbiamo esperienza che nell'ambito dei genitori che rinunciano insomma alle vaccinazioni, ce n'è una categoria che è poco modificabile, è di quella che sono coloro che rifiutano in maniera attiva la vaccinazione, ed è veramente difficile confrontarsi con questa categoria. Però ci sono altre categorie che sono gli esitanti, cioè quelli che hanno timore, quelli che sono un po' gli indifferenti perché non ne comprendono bene l'utilità, e soprattutto quelli che sono anche difficilmente raggiungibili perché hanno poco rapporto con i servizi sanitari. Ed è su queste tipologie di genitori che bisogna incidere soprattutto attraverso strumenti di comunicazione che consentano di far comprendere l'importanza delle vaccinazioni in un'alleanza tra i vari attori che si confrontano con i bambini, e quindi il pediatra, in questo caso il medico di medicina sportiva, e anche tutti gli operatori sanitari che hanno a che fare con l'infanzia. Quindi anche il medico di famiglia? Assolutamente, nel nostro caso il pediatra di famiglia, che in molte realtà poi è anche colui che può effettuare in prima persona le vaccinazioni, e sicuramente è la figura nei confronti della quale è più facile che un genitore si rivolga per avere le informazioni più corrette nei confronti dell'importanza delle vaccinazioni.